Streghette e stregoni, bentornati sul mio canale o benvenuti sul mio canale per un nuovo importante appuntamento insieme a voi, dove vi parlo un po' di quello che è il mondo esoterico, del mondo della vecchia religione e dell'occultismo, cercando un po' di darvi quelle che sono delle nozioni base che io all'epoca in cui ho iniziato a studiare non avevo, e quindi magari spero in questi video di riuscire in maniera semplice e cordiale di semplificarvi un po' il compito sia di studio, magari se ne fate parte anche voi o vi state approcciando adesso a questo mondo, oppure per semplice curiosità, ecco, essere aggiornati su tante pratiche diverse e affascinanti. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Daut, sono una strega celtica, sono celtista, appartengo al mondo della vecchia religione ormai da tantissimi anni e lo pratico, ovviamente studio da tantissimi anni, quindi non appartengo a nessun culto monoteista o abramitico, e sono qui sbarcata su questi social per raccontarvi principalmente quello che è la mia esperienza di vita quotidiana come appartenente a vecchia religione, all'accolita della vecchia religione, ma anche per parlarvi, insomma, studiare insieme quelle che sono tante pratiche ritualistiche riguardanti appunto il mondo dell'esoterismo e dell'occultismo in generale. Oggi un argomento che sentivo tanto di volervi portare riguarda quelli che sono i sacchetti, i sacchettini e l'utilizzo dei sacchettini all'interno della ritualistica, quali sono i suoi scopi. I sacchettini, principalmente quelli che tutti un po' conoscerete, sono i famosi sacchettini di protezione, e un esempio ce l'ho proprio qui. Questo al suo interno ovviamente contiene della polvere di cristalli e alcune erbe volte alla protezione. Come in tutte le cose, ragazzi, riguardanti la ritualistica, nulla è lasciato al caso. Cristalli, erbe e colori o tessuti sono ovviamente studiati tutti nei minimi particolari per arrivare a un determinato scopo. In questo caso, come il sacchettino che vedete qui tra le mie mani, è studiato appunto per la protezione, quindi l'allontanamento delle energie negative. Lo scopo del sacchettino principalmente, in base ovviamente poi a il rituale per il quale è fatto, è uno scopo principalmente di allo scopo principalmente di essere portato, così come vedremo più avanti con gli amuleti anche, di essere portato sempre con sé. Quindi è una pratica che ci consente di essere costantemente protetti, come ad esempio in questo caso, come se avessimo uno scudo sempre, diciamo, addosso o comunque poggiato da qualche parte, come ad esempio nelle borse. Il sacchettino, così come abbiamo visto per tante altre cose che riguardano la parte pratica di una ritualistica, può essere personalizzato. Come vedete, anche qui in questo caso erbe, tessuti e minerali sono facilmente trovabili nei negozi specializzati o anche in negozi specializzati online per chi non ha la possibilità di averne alcuni vicino o comunque di non poter raccogliere le erbe, e quindi come vedete è una pratica che, come ci sottolinea, come tendo a sottolineare io in tutti i miei video, è una pratica che per la vecchia religione consente di essere praticato da tutti. Vi dicevo, qui vi faccio vedere anche un altro esempio di sacchettini. Io spero che non si vedano le marche, ma nel caso faccio così. Ecco qui, questi sono i sacchettini. Possiamo trovarli anche per esempio di questo colore, quindi come vedete tanti colori diversi o per tanti usi diversi, lo raccoglierò dopo. Vi dicevo, l'uso del sacchettino in generale può variare, così come può variare quello dell'amuleto di cui parleremo. Il sacchettino può essere utilizzato in base a vari scopi, ad esempio la propiziazione dell'amore, della fortuna, dei guadagni economici, ma ecco, soprattutto principalmente l'uso che si ha è quello della protezione. Può essere fatto per se stessi, può essere utilizzato anche per la protezione altrui, ovviamente previo il consenso della persona che, insomma, viene da noi, ci chiede, ci dice qualcosa e noi appunto ci offriamo, o comunque sa, comunque aggiornato, che stiamo facendo un qualcosa per lui o per lei.
sono appunto nati per essere portati con sé o essere lasciati in un posto specifico, come ad esempio un ufficio, una casa o principalmente, se si ha bisogno, in una stanza in particolare, soprattutto quelli di protezione. E vi ho detto che appunto, come in tutte le cose che riguardano la ritualistica, anche per quello che riguarda i sacchettini hanno delle erbe, dei cristalli, se volete utilizzare i cristalli, e dei sacchettini in base anche al colore, ben specifici per lo scopo. Ad esempio il rosmarino, la salvia bianca, la lavanda, anche se per questo, possono essere utilizzati tranquillamente per la protezione. Il colore tipico della purezza, della protezione, è il bianco, quindi andremo ad associare al suo interno erbe e ovviamente anche il sale nero basico deve essere all'interno dei sacchettini, soprattutto quelli di protezione, e appunto vedete che vengono miscelati tutti quanti insieme, come ad esempio anche l'uso dell'ametista, se volete inserirlo all'interno. Viene tutto sminuzzato con il mortaio, se avete la possibilità di usare il mortaio, che prevede appunto l'uso delle vostre energie, quindi l'emanare le vostre energie all'interno dell'oggettistica che viene utilizzata, e quindi poterla personalizzare e potenziare, e quindi poi viene inserito tutto all'interno del sacchettino. Come avviene la creazione di un sacchettino? Avviene in base a un rituale che ovviamente, ragazzi, io non posso dirvi all'interno dei miei video, però viene fatto un rituale dove appunto vengono anche purificati e consacrati tutti gli elementi che noi andremo a utilizzare in base allo scopo ovviamente del nostro rituale, e poi vengono inseriti all'interno di un sacchettino purificato. Come può essere purificato un sacchettino? Con uno stick di incenso, se possibile fatto da voi o comunque fatto a mano, o acquistato nei negozi specializzati che non siano appunto i classici incensi, semplicemente profumo ambiente, quelli classici che trovate un po' nei vari negozietti, anche quelli dei cinesi, aperta e chiusa parentesi, che non servono a nulla. Potete utilizzare anche tranquillamente i conetti. Se fate ad esempio un rituale di purificazione per un sacchettino appunto di purificazione, l'incenso utilizzato per quello scopo potete inserirlo all'interno della polvere dell'incenso, lo potete tranquillamente inserire all'interno del sacchettino stesso. Un altro esempio che possiamo fare è appunto quello per l'amore, e abbiamo perso ormai il sacchettino verde, lo recupererò dopo, però ecco qui, questo ad esempio è il classico colore, il rosso, che rimanda alla passione, quindi noi vogliamo propiziarci l'amore o il richiamo ad esempio dell'anima gemella, o semplicemente vogliamo fare nuove conoscenze nell'ambito sentimentale, ecco. Ovviamente in base a questo ci saranno rituali diversi, però lo scopo è sempre quello, creare quindi un sacchettino con all'interno delle erbe, dei cristalli, se avete la possibilità di utilizzare anche dei cristalli, da inserire al loro interno. Creiamo appunto questo rituale, purifichiamo, come abbiamo visto con il sacchettino bianco, il nostro sacchettino, che di tessuto può essere tranquillamente diverso, l'importante è l'intenzione e quindi anche il colore. Non è obbligatorio utilizzare un colore nello specifico, molto importante è l'intento del nostro rituale e del perché facciamo appunto questo rituale, quindi questo sacchettino. Però diciamo che utilizzare anche i colori può aiutarci tanto a potenziare. In mancanza del colore, comunque del sacchettino proprio di quel colore, possiamo tranquillamente usarne un altro, principalmente se possiamo quello bianco. Però ecco, io tendo a sottolineare come l'importanza anche dello studio della cromia e dei colori, quindi in tutto ciò che riguarda la ritualistica, che siano candele e sacchettini e tanto altro, è importante, non è una perdita di tempo. Perché? Perché tendo a ripetervi, il sacchettino e il colore tende comunque ad aiutare ad amplificare la ritualistica, quindi se vogliamo fare un rituale ben improntato,
oltre al rituale in sé per sé che deve essere eseguito bene con tutti i crismi, dobbiamo anche procurarci quanto più possibile gli elementi necessari. Come vedete, questi sono sacchettini ad uso commerciale, cioè nel senso li trovate praticamente ovunque, anche nei negozi che vendono proprio di tutto e di più, tipo anche i negozi dei cinesi. Scusatemi se vi invoco tanto in questo video, ma perché per esperienza anche ho acquistato lì, quindi ecco, per tranquillizzarvi voglio dirvi che sono tutti elementi che potete tranquillamente trovare a pochissimo prezzo e un po' ovunque. Quindi vi dicevo, una volta fatto bene il nostro rituale lo andremo a inserire, poi possiamo donarlo alla persona che vorrebbe appunto il manifestare di questo desiderio, oppure tenerlo per noi. L'importante è sempre utilizzare, diciamo, gli elementi giusti, quindi incensi, polvere di incenso. La base principale, diciamo, sicuramente dei sacchettini a differenza di altre situazioni, diciamo che la base principale, come abbiamo visto, è sicuramente il sale e il sale nero, perché come vi ho detto nel video apposito riguardante il sale e l'uso del sale in magia, il sale bianco e il sale nero sono sicuramente gli elementi basici di un rituale, perché servono a purificare e a proteggere nel 90% dei casi, quindi diciamo che l'utilizzo del sale al loro interno non è mai sbagliato. Un'altra cosa che potete utilizzare all'interno dei vostri sacchetti o comunque all'interno dei vostri rituali è sicuramente la pianta di mimosa. L'uso sia delle foglie che dei fiori aiuta a potenziare tantissimo i nostri rituali, e sono sicuramente delle piante, dei fiori che vengono utilizzati molto anche all'interno di ritualisti che servono a proteggere o a propiziare un'amicizia. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia chiarito, vi abbia un po' sfatato dei dubbi, vi abbia chiarito, pardon, un po' i dubbi su magari l'uso dei sacchetti di uso ritualistico, insomma. Ovviamente ragazzi, tendo a sottolineare, dato che sono un po' dori e mi dimentico le cose, che i rituali con i sacchettini sono soggetti a lunazione. Quindi se dobbiamo fare un rituale, controlliamo prima in che fase lunare siamo, se per la protezione ne serve qualcuno, per l'amore ne serve un altro e così via. Quindi diciamo che non sono rituali che possiamo semplicemente fare tutti i giorni, ma come vi dicevo in altri miei video, la ciclicità lunare è una base fondamentale della ritualistica della vecchia religione, quindi mi raccomando, potete anche scaricarvi delle app che riguardano la ciclicità lunare, quindi sono anche trovate alcune anche molto affidabili. Controllate prima la fase lunare per poter poi scegliere di fare un tipo di rituale rispetto ad un altro, e quindi anche per quanto riguarda i sacchettini quale poter fare in quale fase lunare. Mi raccomando ragazzi, io vi invito a studiare sempre. La pratica della vecchia religione non è una pratica semplice sicuramente, non è soltanto ritualistica, ma appunto è conoscenza, non solo conoscenza universale, che è lo scopo delle nostre anime incarnate, ma è proprio conoscenza basica anche per quello che può poi servirci all'interno dei nostri rituali di tutti i giorni. Vi consiglio tanto la meditazione, vi posso assicurare che sia tramite la pratica meditativa che tramite la trance, i viaggi astrali, i sogni lucidi, eccetera, le energie superiori o le divinità qualsivoglia comunicano con noi e ci guidano all'interno del nostro percorso, indicandoci anche quelle che sono le materie che in quel momento della nostra vita possono esserci più utili rispetto ad altre, che non sono ovviamente meno importanti perché poi ritroverete a studiarle comunque, ma ci aiutano anche a chiarire quello che è il nostro percorso, percorso che tendo a sottolineare essere assolutamente individuale, unico, nessuno farà lo stesso percorso di un altro, e quindi non dobbiamo giudicare nessuno il percorso di un altro,
E mi raccomando, fatemi sapere sotto nei commenti o fatemi vedere se potete foto dei vostri sacchetti creati da voi. Io vi invito a seguirmi sui vari social, Instagram, Facebook, TikTok, dove appunto posto, come qui su YouTube, tutti gli argomenti tra post, reel e appunto video per quello che riguarda TikTok, inerenti al folklore, la mitologia, ma anche proprio la ritualistica, l'esoterismo, l'occultismo in generale, e quello che è anche il mio percorso all'interno del mondo della vecchia religione. Io vi do un abbraccio stregato a tutti e vi aspetto nel prossimo video. Ciao ragazzi!